Parliamo di somministrazione e di filiera di qualità agroalimentare, perché altrimenti ci creiamo un'immagine, cioè parliamo di centinaia e centinaia di lavoratori, parliamo anche di camerieri, di aiuti cuochi, di lavapiatti, di personale delle pulizie, in questo momento sono fermi ripetutamente da mesi e tra tutti coloro che stanno soffrendo, certamente ne sono tantissime di ogni settore delle attività produttive e del commercio, la somministrazione è quella che non ha mai avuto neanche la possibilità di un respiro. Ora comprendono loro, comprendono i nostri concittadini, comprendiamo noi che parliamo di 10.000 soggetti che per un fondo perduto ci vorrebbero milioni e milioni di euro che certo l'Abruzzo non può avere perché non può andare in indebitamento. Il governo non può solo chiudere, deve chiudere se c'è un'emergenza sanitaria, lo comprendiamo tutti, ma a chiusura corrisponde ristoro, così come avviene in tutti i paesi d'Europa e del mondo. Non possiamo sempre solo chiudere e mai avere certezza sui ristori. Marsiglio farà questa battaglia in conferenza Stato Regione. Noi dobbiamo inventare delle linee di sostegno, oggi ne discuteremo e vedremo qual è la formula per andare incontro a questa importantissima categoria produttiva e di promozione del nostro territorio con tutte le risorse che ne possiamo mettere a disposizione. E voglio anche approfittare per fare gli auguri al dottor Gilberto Petrucci per la nascita delle due figlie che in questo momento così difficile ci appaia una gran buona notizia di speranza, quindi auguri anche alla signora Petrucci per il lieto evento di ieri.